Rifting Women. Abbiamo qui con noi Tiziana Ciavardini, che è fra le maggiori esperte di Iran in Italia ed è un'attivista dei diritti umani, antropologa culturale, scrittrice e giornalista. Tiziana, come mai l'Iran? Quali sono e qual è la situazione? Allora, io sono stata in Iran per tanti anni, ho vissuto in Iran per 13 anni ed è un paese meraviglioso. Ovviamente oltre a questo ci sono tanti problemi all'interno di questo paese e uno dei grossi problemi è quello proprio della condizione femminile, quindi della condizione delle donne. Le donne ancora oggi usano il velo islamico e ci sono tutti, per tanto tempo ci sono anche altre attiviste in giro per il mondo che si stanno battendo proprio per i diritti di queste donne affinché il velo non sia obbligatorio ma sia una libera scelta di chi lo vuole indossare. E quali sono state le tue esperienze particolari? Sono state tantissime. Da quando sono arrivata ero un po' intimorita di questo paese che non conoscevo e quindi mi erano state dette tantissime cose, perché c'era molto pregiudizio, c'è ancora molto pregiudizio nei confronti dell'Iran. Poi invece vivendolo mi sono resa conto che appunto, oltre a tante brutture che purtroppo ci sono e ancora esistono, ci sono ancora tante bellezze da vedere, che appunto è la Persia in generale. Però andando proprio, diciamo, scandagliando proprio la questione delle donne, purtroppo ci sono delle situazioni molto difficili e soprattutto quello delle donne. Le donne ancora oggi non hanno accesso, diciamo, per esempio ad alcuni gradi politici e quindi sicuramente ci sono ancora tanto lavoro deve essere fatto. Io ho avuto l'opportunità di conoscere le massime cariche, anche vicepresidente Shahindotto Mollaverdi, che era vicepresidente del presidente Hassan Rouhani e che ancora oggi si occupa appunto della condizione femminile. Le donne in Iran però hanno una situazione diversa fra Teheran e le zone rurali. Assolutamente, Teheran sono molto emancipate, seppur con il velo islamico, però sono donne alcune molto in carriera, anche ho avuto l'opportunità di conoscere, sono quasi tutte laureate, studiano molto e purtroppo invece nelle zone rurali ancora ci sono delle condizioni molto difficili, ci sono ancora purtroppo anche degli episodi, il fenomeno delle spose bambine o addirittura il diritto d'onore che ancora esiste. Mi puoi nominare qualcuna delle donne per cui vi siete battute voi attiviste? Ma noi attiviste ci siamo battute e io in particolare mi sono battuta per Nasrin Sotoudeh, che è un'avvocata che ha preso la difesa di quelle donne che erano scese, diciamo, per le strade iraniane di Teheran proprio rimuovendo il velo, proprio per una protesta che si chiamavano i Mercoledì Bianchi, proprio per cercare di coinvolgere più persone possibili affinché venga rimosso questo velo islamico in Iran. E adesso da quanto tempo manchi dall'Iran? Io manco dall'Iran da qualche anno, da subito, da quando è scoppiata la pandemia, proprio perché la pandemia è stata vissuta, l'Iran è stato uno dei primi paesi, subito dopo la Cina, poi è arrivata in Italia, ma tra la Cina e l'Italia c'è stato appunto l'Iran, che ha avuto un altissimo numero di contagi e soprattutto anche di morti che non erano stati dichiarati inizialmente dal governo iraniano, e questo mi ha fatto venire un po' paura, per cui sono stata un po' diciamo lontana da quel paese, ma appunto di tornarci il più presto possibile. È vero che sei stata minacciata anche dalle autorità? Sì, sono stata minacciata, vengo minacciata costantemente proprio perché prendo la difesa di donne che non hanno voce, e queste sono donne che sono in Iran, come appunto facevo il caso di Nasrin Sotoudeh, che ha bisogno di raccontare la sua storia, e noi, non solamente io ma tante altre donne che ci battiamo per i diritti umani, cerchiamo di essere la voce di queste donne che non possono esserlo. Quindi Women for Women? Sì, Women for Women, ci battiamo per le donne perché sappiamo di poter essere, diciamo, la loro arma in qualche maniera.